Quelle che sto per mostrarvi sono 12 donne. Pronti? 8 di queste donne sono detenute alla casa circondariale di Empoli. Le altre 4 invece sono mia mamma, mia moglie, mia sorella e mia nonna. A parte qualche somiglianza con me, non c'è niente che possa distinguerle dalle altre. E voi stessi non siete in grado di capire chi sono. Ma partiamo dall'inizio. Il mio viaggio inizia di fronte alla casa circondariale di Empoli, che ve lo dico subito, secondo me è un carcere modello e con un direttore molto figo. Dottor Puglia, il direttore, scusi un attimo. Sì. Qual è uno degli stereotipi maggiori che chi è fuori ha verso i luoghi di detenzione? La gente ha di fronte il prologo. Il prologo è il reato. La classica frase buttiamo la chiave, no? Nasce dalla rabbia, io mi spoglio di quel grado, cioè io gli atti della matricola quando devo trattare una detenuta non le guardo. Una curiosità, io ho l'immagine fumettistica dell'evasione con le lenzuola, eccetera, ma questa roba avviene... Sì, l'immagine fumettistica è ancora... Ma anche con le lenzuola... Sì, certo, che... quello è il metodo classico. Ma non si possono negare le lenzuola solo perché c'è la possibilità remota che un detenuto evada, insomma. Il principio mi sembra buono e ci spostiamo all'azienda agricola. Qui il progetto prevede il lavoro di 2 detenute per 3 giorni a settimana. Come vengono scelte? C'è innanzitutto una base volontaria, ma finora non ho avuto rifiuti quando ho proposto questo tipo di lavoro alle ragazze. Le detenute sono rimborsate, pagate un minimo per questo lavoro? Cioè, pagate regolarmente, non un minimo. Hanno la loro paga che è una paga contrattuale. Non può essere per legge inferiore a quella salariale esterna. Mi porta a far vedere? Sì. Buongiorno, signore. Salve, buongiorno. Buongiorno. Direttore, ci sì. Manza che Tino le vuole? No, poi queste sono per voi. Assaggio una. Ne assaggio una però, sì, questo come no. Sì. Grazie. Prego. Lavoriamo, tante volte scherziamo, ridiamo, fuori piantiamo pomodori. Che piante sono queste? I favoli. Favoli? Tu sei fidanzata? Sì. E il tuo fidanzato dov'è? E ora non c'è più, è andato. Forse tornerà, però io non sarò più, perché ho finito con lui. Ex fidanzato, sì. Ah, ok. Finito. Okay, okay. Che cosa ti manca di più qui dentro? Mi manca la famiglia. Tu pensi sia giusto che tu sia qui? Sì. Sì, è giusto. La prima cosa che hai voglia di fare quando uscirai? A trovarmi un lavoro e a riprendere la mia vita. Grazie. Prego. Salutata questa donna, decido di incontrare il comandante capo. Che cosa fa il commissario capo? Si occupa della sicurezza, è responsabile di tutto quello che riguarda la gestione intramuraria e anche extramuraria, quindi quello che riguarda l'inviolabilità dell'istituto. Anche nell'ufficio del commissario capo vi sono le sbarre. Certo, per evitare che scappi, perché qualche volta, sa, il pensiero c'è. Questa è una sala colloqui. Ogni quanto hanno accesso al colloquio? 2 colloqui a settimana e durano da 1 ora a 2 ore, dipende dal tipo di richiesta che si fa. Sono sorvegliati, però? Sì, sono guardati dalla collega qua in postazione dove fa un controllo visivo così. Stiamo per dire visivo perché? Cioè qui? È un vetro e lei guarda. Però non sento. No, giusto per vedere i contatti che ci sono tra di loro. Possono passare qualcosa. Ma quando dicete passaggio, di che cosa si intende? La lima? Passaggi? Vabbè, la lima no, può essere passaggio di hashish, di oggetti metallici, non è come nei film che passano armi e cose varie. Robettini di droghe? Sì, robettini di droga può succedere. Dove andiamo ora? Adesso si va all'interno del reparto. Com'è fatta la chiave? La chiave è fatta d'acciaio. Questa invece è molto è numerata. Questa è uguale, secondo me, dipende dal tipo di serratura. Sono tutte uguali, sono d'acciaio oppure di ottone. Vincenzo, la chiave. È colorato.
tutto colorato, tutto a fiume. Chi l'ha colorato? Credo le detenute hanno fatto questi lavori. La prima sezione femminile, dove ci sono tutte le celle. Qui è tutto aperto? Sì, sì, le celle sono tutte aperte, siamo in prima sezione. Va bene, cioè chi si è così aperto? Sì, va benissimo, va benissimo. Va bene per tutti, loro sono più liberi, possono uscire, entrare, si vanno a cercare, fanno socializzazione. Questi sono spioncini dove viene guardato all'interno del bagno. Si controlla in casi particolari. Questo spioncino molte volte ha salvato persone, non qua ma altri carceri, che si sono trovati con qualche cordo oppure si tagliano oppure qualche malessere. E quello spioncino lì invece? Questo spioncino qua è perché la sera all'8 vengono chiusi i blindati, questi qua vengono chiusi. Allora, per non disturbare la notte, si apre e si dà un'occhiatina all'esterno, all'interno. Ogni quanto passa? Spesso passa. Ho sempre sentito dire che il nome, diciamo, corretto è polizia penitenziaria. Ti risulta che guardi sia, diciamo, specializzato? Sì, sì, specializzato un po'. La guardia è una cosa di tanti anni fa, poi le guardie sono le guardie giurati, polizia penitenziaria a tutti gli effetti. Posso presentare? Saverio? Piacere. Ci si può dare del tu? Diamine. Lo do con tutti, Qui dormiamo io e mia figlia. È tenuta molto bene in questa? Sì. Ma è sempre così o perché oggi venivo io? No, è sempre così. E questo è il bagno. Chi pulisce qui? Io e mia figlia. Senti, ti posso fare qualche domanda? A voglia. Dimmi te dove mettersi seduto. Allora, se io ti chiedo di raccontarmi, diciamo, la tua giornata tipo? Ci alziamo alle 8:15, facciamo colazione, poi io entro al lavoro in cucina alle 11:30, chi alle 9 fa la sezione. Che vuol dire fare la sezione? È pulire il corridoio, i bagni, la cucina in comune. È giusto che tu sia qui? No. E hai mai pensato all'idea, diciamo, di evadere? No. Perché a me verrebbe in mente, qui, in realtà. Dove ero prima forse, ma qui in questo carcere qui no. Perché che cos'ha di più questo? Non ha niente, però ha quella cucina che vuol dire tanto. Lo stare lì, cucinare, stare tutte insieme. Cose che mancano nei carceri grandi. Qui dentro che cosa ti manca di più dell'esterno? Mio nipote. E basta. Ciao amore mio. Dov'è tu che dormi? In quale dei letti? Qui. E la figlia dove dorme? Dove si sta andando ora? In seconda sezione. Qualcuno di loro in quel caso fuori? Sì, sì, capita. Che sensazione c'ha? Normale, metti a fuoco un po' chi è e chi non è, perché all'inizio non riesci subito a capire se è una conoscenza esterna, poi dopo inquadri il soggetto. Niente, ma normale. Sì, capita di salutare? Sì, sì, come no? Salutare, scambiare qualche chiacchiera, come stanno, come non stanno. Tutto una cosa normale. Si può qua? Mi posso fermare un attimo a fare due chiacchiere? Sì, sì, come no, diamine. Ci mancava solo questo! La vostra giornata tipo, come si svolge? A che ora vi svegliate? Cosa fate? Partiamo. Ma io mi sveglio alle 7:30, lavo vestiti, magari scrivo una lettera. Scrivi una lettera con la penna? Vedrai, per forza. Non si può avere qui il computer. No, assolutamente, ci mancherebbe, magari. Era meglio. Ti piace lavorare in cucina? Sì. Che fai? Tutto, la cuoca. Jolly, inserviente, un po' di tutto. Il piatto più buono è minestrone. Minestrone e annestia la chiamo io. Minestrone? Ci voglio bene, non ci voglio bene. Minestrone? Minestrone. Ma come lo chiami? Annestia. Quando vengo con il mangiare dico si mangia, annestia, e loro fanno la grazia, capito? E dicono buono, minestrone. Io mi alzo presto la mattina, leggo, perché lei mi piace leggere tanto. Cosa leggi? Un po' di tutto, soprattutto mi piace Roberto Saviano. Sicché mi faccio portare qualche libro da mio marito, insomma, così. E poi anch'io vado a lavorare, faccio la scopina. Che vuol dire? E le pulizie qui in generale. Poi ho il cane che si chiama Bobo. Secondo te è giusto che tu sia detenuta? Sì, penso di sì. Perché no? Ho sbagliato, devo pagare per il mio sbaglio. L'importante sì. È non rifarlo, quello senz'altro. Tu che pensi? Sì.
Non dovevo arrivare a questo punto, ma purtroppo... Che cosa volete che racconti, secondo voi? Che cosa è importante raccontare con questo documentario, con questo reportage? Che la vita va avanti, non è che ci siamo, che ci sta la palla ai piedi, siamo le gafe, con la fustina tutta ad arancione, come si vede nei film, non è così. Un lato positivo del carcere. Tu apprezzi quello che tu hai perso, tu ecco, apprezzi brava, di più. Ecco, brava. Quello che tu hai perso, allora tante le volte io magari a casa c'avevo la mia mamma che ci stava il piano di sopra, mi scendeva 50 volte e mi faceva rabbia. Ora dico, la mia mamma mi manca, cioè che veniva ogni 5 minuti a bussarmi. Ti hanno detto qualcosa? No vabbè, qui raga, lui ha 17 anni, si chiama Michael, già capisce... È grande. Lei ha 10 anni, quindi, anzi, quella si chiama così, l'assistente quella mi piace, quella simpatica. Ecco, lei la prende è un po'... più sbarazzina. Sì, così, lei l'ha presa a un gioco, o si va da Bobo, ecco, questo è solo il suo. Invece lui è più serio, insomma, capisce più il problema. Poi lascia la ragazzina, lei chiede di me e lui non sa che dire, perché io a casa non ci sono. Vi manca internet? No, e neanche il telefono. A me sì? No. No. A me sì. E a me no. Uno degli aspetti in chiave che tutte le detenute mi raccontano è il lavoro. Così decido di andare a conoscere chi è che coordina tutte le attività. Cosa fai tu qui dentro? Sono la responsabile dell'area educativa e trattamentale. Beh, io penso che sicuramente la cosa più bella del mio lavoro è sapere che alcune persone sono riuscite a farcela, ecco. Mi dici una cosa difficile nel tuo lavoro? Noi operatori, come potete vedere... Anche nella quando stanza siamo... del comandante, gliel'ho pure chiesto. In fondo siamo un po' reclusi anche noi, ecco. Il mondo femminile è un ambiente particolare. Ad esempio, il forte senso di colpa nei confronti dei figli. C'è qualcuno che ha più bisogno di sostegno psicologico fra detenuti e polizia penitenziaria? Perché includi anche la polizia? Questa domanda perché, è particolare. No, perché immagino non sia un lavoro facile e non vedo il sostegno psicologico come una cosa escludente. Anzi, no, no, cosa che... anzi, no, ah. No, è una professione che ha delle potenzialità per tendere al burnout. C'è qualche attività ora che si sta svolgendo? Ora qui all'interno? Sì, qui si svolgono la maggior parte delle attività trattamentali. Ad esempio il laboratorio di sartoria. Aspetta, perché io ora già divento rossa! Che stai facendo qua? Stiamo costruendo delle borse. E sono 3 tipi di borse. Una grande, una media e una piccola. Tu qui dentro sei sì. Diventata amica di qualcuna? Un po' di tutte. Sono un po' amica di tutte. Quelle vere spero che continui l'amicizia al di fuori, come è successo in altre carcerazioni, e quelle che non ritengo vera rimarrà nel passato. Come è successo nelle altre carcerazioni, perché non è la prima. Non è la prima. No. Ma secondo te è giusto che tu sia qui? Certo, ero consapevole che sbagliando dovevo pagare ed è giusto che io pago. Senti, mi dici una cosa positiva dell'essere detenuta? Mi ha cambiato caratterialmente. Prima io, anche se, che ne so, mi guardavano, io mi picchiavo, cioè ero sempre in mezzo alle tarantelle. E ora, prima di litigare, conto fino a 10. La prima cosa che vuoi andare a vedere? Gardaland. Gardaland. Perché? Perché ci sono mandata. Voglio fare una gita di famiglia, cosa che non è mai successa, perché il marito l'ho trovato in carcere e mi ci sono sposata a scatola chiusa. È stato un amore un po' strano. Cosa ti manca di più qui dentro rispetto al fuori? Mio figliolo. Quando in televisione c'è un cellulare che squilla come la missioneria, io cerco il telefono, quello sì. Però. E invece non ce l'avete. No. Ti lascio al lavoro delle borse, grazie. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Senti, cosa stai facendo ora? Sto tagliando le shops. Shoppers, lì, in inglese non sono capace. Sei contenta di fare questo lavoro? Sì, mi rilassa un po'. Non più di tanto, però. Quel poco lì, quelle poche ore che sono qua, mi sento diversa, un'altra. Poi gli inchiedo se è la prima carcerazione. Cioè, è la prima e non è la prima. Perché prima di venire qui sono stata al carcere di Pisa. E quel carcere lì non ti aiuta niente. Invece qui c'hai più...
probabilità, più possibilità. Mi ha fatto capire che quando uscirò di qua non dovrò più sbagliare per non riperdere i miei bambini, perché sono 2 anni che non li vedo. E... chi gli ha detto? Io non gli ho detto niente, ma gli hanno detto che la mamma comunque è a lavorare, però c'è un bambino di 8 anni che sa che la mamma è dentro, che sono qua in carcere. Non mi ha visto, però sa, e fa finta di niente. Quando sono entrata avevo tante cose per la testa, di ritornare a fare la vita che facevo prima, cioè andare a rubare. Quando sono entrata voleva ammazzarmi, ma poi ho pensato ai miei 3 bambini, mi hanno dato loro la forza, anche da lontano, di farmi questa mia carcerazione. E spero di uscire presto e portarli in tutti i posti dove non li ho mai portati e di dargli tutta la felicità. Uno, Napoli, che a me piace tanto Napoli. E vorrei portarli tanto anche a vedere il Vesuvio, al mare. Tu hai mai pensato di evadere? No, evadere no. A parte i figli, che cosa ti manca qui dell'esterno? Mi manca andare a mangiarmi un gelato con le mie amiche, andare a bere un caffè al bar, le minime cose, andare a fare la spesa. Che gelato preferisci? Stracciatella e Bacio. Sono i miei gusti preferiti. Non solo i miei, anche dei miei bambini, per quello che sono uguali alla mamma. Grazie. Prego. A questo punto accompagno 3 delle detenute nel giardino del carcere. E il cane che vedete in questo momento è Bobo, di cui avete già sentito parlare. Sì, è il nostro ergastolano. C'è fine pena mai, Bobo. Voi potete uscire per andare all'ASL e poi tornare una volta finito, se avete un percorso prestabilito. Se invece una mattina non aveste più il percorso fissato, dove vorreste andare? In pizzeria, a mangiare una bella pizza calda. Il carcere ti fa apprezzare quello che prima non apprezzi. Eravamo tutte abituate a cercare sempre di più. Siamo andate a presentare il libro a Carrara ed eravamo assolutamente incantate con un tramonto, dietro un tramonto e la torre di Pisa vista da lontano, no? Poi chiedo loro qual è la sensazione di uscire dopo tanto tempo. Dopo tanti anni senza uscire, viene la paura, tutto è diverso, sembra che non sai più muoversi nel mondo esterno, no? Non riesci più veramente nemmeno a bere in un bicchiere di vetro, cioè tutto ti sembra strano. Perché e devi imparare. Perché qui si beve nei bicchieri di plastica. Sì. E quindi tenere un bicchiere di vetro in mano, una tazzina del cappuccino è una cosa strana. Devi imparare le cose come i bambini. Poi chiedo a lei di fare un passo indietro e raccontarmi invece l'entrata in carcere. È molto brutto e quindi entri in un mondo che non ha più niente di reale. Perdi la tua identità, perché se fino a un attimo prima ti chiamano per cognome, ti dicono signora, come entri tu e poi inizi un percorso di cose che a te non passavano nemmeno per il cervello, quindi queste perquisizioni, questo spogliarsi nude, queste flessioni, cioè queste cose che sono umilianti. Poi ci rendiamo conto che sono necessarie, perché comunque sei in un carcere, c'è bisogno di fare dei controlli. Però l'umiliazione, hai detto flessioni? Sì. Che vuol dire? Perché spesso magari i tossicodipendenti nascondono nelle parti intime la droga e quindi per vedere se tu ce l'hai o no ti fanno fare le flessioni e tossire, in modo che se tu hai qualcosa dentro, insomma, cade. E poi chiedo a lei perché è finita in carcere. Sono sposata qui in Italia e stavo col mio marito, lui lavorava ma io no. E io ho 2 figlie nel mio paese che non sono figli suoi. Nel frattempo ho conosciuto delle persone che mi hanno proposto di portare la droga in Italia. Tante volte sono riuscita a dire di no. L'ultima, con la disperazione di non saper cosa fare, di non trovare lavoro, allora ho accettato. Dalla Spagna? Dalla Spagna in Italia. E quando l'ho fatto mi hanno arrestato, mi hanno trovato con la droga addosso. E qual è la cosa più importante che devo raccontare? I ragazzi hanno detto, noi immaginavamo le detenute con le cicatrici, i tatuaggi, i piercing ovunque, i capelli dritti in testa. No, può succedere purtroppo, può succedere a chiunque. E quindi le persone che sono qui non hanno l'aspetto lombrosiano, insomma. Ci è stato detto, ma voi siete normali, e questo ci ha fatto sorridere. Però il pensiero che la gente è fuori e che dentro ci sia, insomma, i mostri a 4 teste. No, siamo uguali. Lei è Patrizia, senza di lei questo video non sarebbe mai nato. È giornalista da 15 anni, ha vissuto in carcere un bel po' e io le voglio bene assai. Lei è mia sorella, ha 29 anni e non è mai stata in carcere. Se ci fosse stata, le vorrei bene lo stesso e mi farebbe arrabbiare uguale. Lei è mia nonna, ha fatto la 3ª elementare, ha visto la guerra e se fosse stata in carcere, le vorrei bene lo stesso.
Lei è mia moglie e per riprenderla le ho detto che era una prova che non avrei pubblicato. E se fosse stata in carcere forse non l'avrei conosciuta, ma per il resto l'avrei amata lo stesso. Perché alla fine di tutto io non ho la soluzione di niente, ma penso che le persone sia giusto trattarle bene, soprattutto quando loro hanno trattato qualcuno male. Perché se le tratti male anche tu si confondono i buoni con quelli da recuperare. E quelli da recuperare non si recuperano. E quello che ho imparato è che i sogni sono uguali per tutti. Vedere i figli fare gol, annusare il mare di Napoli con il suo vulcano, o mangiare un gelato al gusto stracciatella e bacio, aspettando di mangiare il prossimo con Fabiana La Rossa che ha finito di scontare la sua pena. Perché mangiare un gelato da soli non dà gusto e fa ingrassare.